Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale Torino Sposi Web TV. Oggi parliamo di matrimonio a 360 gradi con un super ospite, Angelo Garini. Ciao Angelo e benvenuto sul nostro canale. Buongiorno a tutti. Angelo Garini, wedding planner, ma anche detto architetto dei sogni, e andremo a scoprire il perché dopo la nostra sigla. Eccoci qui Angelo. Allora, abbiamo detto architetto dei sogni perché hai studiato in realtà come architetto, però poi dopo ti sei dedicato all'attività come wedding planner. In realtà mi diciamo essere chiamato progettista di eventi, a quanto ho visto in giro. Ma sì, perché in realtà, appunto, giustamente come dici, io ho studiato architettura, sono architetto e ho continuato a fare l'architetto, occupandomi sia di architettura vera e propria, quindi soprattutto dello spazio della casa, dell'abitare, eccetera. E da lì poi il passo è stato abbastanza breve, facile, ma come spesso succede anche casuale, per arrivare al mondo degli eventi. Quindi mi piace chiamarmi proprio progettista dell'evento perché il mio è un lavoro più che altro di progettazione, di scenografia, di studio, di regia, di scenografia. Quindi è proprio quello che faccio. E poi architetto dei sogni, perché in fondo che io realizzi una casa, che realizzi un evento, sempre di un sogno si tratta. Ecco, ma per curiosità, cos'è proprio quel fattore che ti ha fatto proprio prendere la strada del wedding planner? Ma è stata un'occasione fortunata perché avevo appena ultimato un grosso lavoro a Milano, un grosso lavoro di architettura di interni, e la figlia della mia cliente decise di sposarsi. Quindi il matrimonio era stato fissato per l'anno dopo. Quindi la mia cliente, conoscendo le mie attitudini alla progettazione degli spazi e alla scenografia, mi chiese di occuparmi di quel matrimonio. In realtà, una richiesta che accolsi con grande piacere perché veniva poi un po' a coronare quelle che erano le mie passioni di sempre, quindi quello che è la decorazione, la scenografia, come ho detto, ma anche l'allestimento della tavola, la decorazione floreale e via dicendo. E quindi di là poi è iniziato il tutto, a quanto pare. Iniziato tutto nel 2001 e poi con un percorso, devo dire, in tempi anche molto, molto, molto belli, dove era molto più facile rispetto ad oggi lavorare. Questo io lo dico sempre a tutti quelli che si avvicinano a questo mondo. Diciamo che l'inizio degli anni 2000 fino al 2010-2015 sono stati anni molto belli. Poi pian piano il mercato si è evoluto e oggi è un pochino più difficile. Un po' inflazionato, ecco come. Ma in realtà non è tanto il fatto che sia inflazionato, che è un dato vero. Reale, è proprio il fatto che sono cambiate le esigenze, sono cambiate le richieste e le spose sono sempre più informate, il che da un lato può essere un aspetto positivo, ma aggiungerei anche spesso male informate. Quindi bisogna fare un faticoso lavoro di accompagnamento per individuare esattamente quelle che sono le richieste, quello che sono i desideri, perché oggi l'informazione è talmente tanta, la quantità di informazioni che si possono avere sono talmente tante che le spose arrivano con un carico di richieste che sono spesso in contrasto l'una con l'altra. Allora, dal 15 giugno si riparte, Angelo, visto questo periodo di pandemia. Tu sei soddisfatto in pratica delle linee guida che ci sono? Allora, devo dire tutto sommato sì, considerando che il decreto, così come era stato formulato, era fortemente restrittivo, ma poi grazie alle categorie di settore, soprattutto devo dire Federmep, di cui io faccio parte, che è la Federazione Matrimoni ed Eventi Privati, che ha un filo diretto costante con il governo, sono state ascoltate tutte le osservazioni che sono state poste e si è arrivati quindi ad una definizione, direi, abbastanza maneggevoli, insomma, ecco, se posso usare questo termine, nel senso Diciamo che ci sono accettabile, delle va? corrette ed accettabile, esatto, ci sono delle corrette limitazioni che andranno assolutamente rispettate, però è stato ampliato un po' di più il raggio d'azione di libertà. Ecco, ma come la pandemia ha influito nella tua attività di wedding planner, ma anche di corsi, perché tu hai anche un'accademia, giusto?
un disastro. Direi che la parola giusta è questa, perché siamo stati completamente fermati dalla pandemia, senza possibilità di programmare nessun tipo di lavoro, perché poi il nostro non è un lavoro quotidiano, per cui abbiamo avuto periodi di riapertura e quindi uno dice va bene, riapro una settimana, riapro un mese, poi richiudo, poi riapro. Noi siamo stati completamente bloccati perché la programmazione di alcuni mesi che prevede ogni matrimonio e l'incertezza del futuro ci hanno messo nella condizione di non poter fare niente e di non ricevere poi nessuna richiesta. Questa è la prima cosa. Lo stesso discorso con i corsi in presenza che si sono fermati. Io faccio un po' fatica a passare dal contatto personale al contatto online, diciamo virtuale, e quindi ho istituito dei corsi online con una formula particolare one to one, per cui comunque anche se attraverso uno schermo c'è la possibilità di interazione diretta con il corsista, cosa che in aula ti viene molto più facile, anche se hai 10 persone davanti a te, riesci ad avere un rapporto diretto con tutti. E anche quell'attività, quel tipo di attività, quel settore della mia attività si è completamente fermato. Adesso stiamo riprendendo. Diciamo che il contatto è sempre tutta un'altra cosa che Sì, il rispetto online. Ti dà, assolutamente sì. diciamo, tutto un'altra cosa. Allora, una curiosità, scusa, come mai ci sono più wedding planner donne che uomini? Quali sono, secondo te, le differenze tra una persona, tra un uomo e una donna come wedding planner? Ma allora, devo dirti, forse se tu mi avessi fatto questa domanda qualche anno fa, ti avrei dato una risposta diversa, cioè avrei detto che la maggioranza di donne è dovuta al fatto che c'è un po' la realizzazione così di un sogno di bambine che si portano dietro e molte avevano iniziato questa attività con questa visione un po' semplicistica del lavoro. Oggi non è più così, anche le donne come gli uomini sono tutti imprenditori e imprenditrici molto seri, molto impegnati. Quindi oggi, ti dico la verità, non vedo differenza tra l'appoggiarsi ad un uomo piuttosto che ad una donna. È un lavoro prevalentemente scelto dalle donne perché comunque prevede una serie di caratteristiche che sono più facilmente ritrovabili nel carattere magari femminile che non in quello maschile. Quindi c'è bisogno molto di capacità di ascolto, per esempio, capacità empatica e di vicinanza agli sposi, e questo forse è più facile trovarlo in una donna che in un uomo. Capito. Ecco, volevo parlare con te di sfatare un po' il discorso sullo svantaggio in pratica nel rivolgersi a un wedding planner per una questione di costi e diciamo i vantaggi invece che appunto ci sono se uno vuole organizzare il proprio matrimonio. Guarda, io credo che sempre di più gli sposi si rivolgeranno ai wedding planner, quindi vedo un futuro positivo. È vero che ho detto che sono tempi difficili, che non sono più gli anni nei quali ho iniziato a lavorare io, ma vedo però mediamente una diffusione, una maggior diffusione della figura del wedding planner che verrà sempre di più considerata indispensabile. Questi mesi lo hanno dimostrato perché chi ha comunque deciso di sposarsi l'anno scorso o chi ha deciso di sposarsi quest'anno e quindi l'anno scorso fino all'ultimo non si sapeva, quest'anno più o meno la stessa cosa, tutti hanno avuto grande bisogno del supporto sia psicologico, perché anche quello è stato importante, che organizzativo di figure professionali serie. Quindi questo sicuramente ha fatto capire quanto sia importante farsi affiancare da un professionista. Per cui prevedo un aumento del lavoro, purché l'offerta sia seria e assolutamente correttamente formata. Quindi posso dirti un po' questo. Questa, secondo me, è l'idea di come si evolverà questo lavoro. Sicuramente è un lavoro che richiede una grande formazione, richiede una grande preparazione, richiede un grandissimo impegno. È un lavoro molto, molto più faticoso di quanto non si possa pensare. Naturalmente, in effetti impegna poi anche parecchio tempo per organizzare poi il tutto, i fornitori e così Esatto, via. Non è una però cosa è un lavoro che in banale. realtà alla fine dà un grande vantaggio agli sposi, che è quello, io lo riassumo in una frase molto semplice, che è quella di acquistare benessere. Ci sono spose che arrivano al matrimonio dopo aver tentato e portato a termine anche l'organizzazione del loro matrimonio, che arrivano a festeggiare il loro matrimonio Stanche. completamente esauste, Sì, stressate, eccetera. Allora certo.
Io mi dico, è un po' come prendersi una vacanza. Il matrimonio è un periodo, è un momento importantissimo della propria vita, il periodo che lo precede è un periodo molto importante ma molto intenso. Perché non dedicarsi solo al piacere delle scelte avendo qualcuno che ti affianca seriamente in modo tale da poter risolvere tutte le tue richieste, le tue esigenze? Quindi per me, se dovessi proprio dirlo in due parole, rivolgersi ad una wedding planner o a un wedding planner vuol dire acquistare benessere. Sì, infatti uno in pratica non si stressa più di tanto perché organizzare non è una cosa così facile. Ecco, io essendo di Torino e Piemonte, questa è una domanda d'obbligo. Sei realizzato appunto dei matrimoni in Torino e Piemonte e dove? O anche per stranieri, perché tu fai anche il destination wedding e quindi quali sono per te le località più consigliate? Ma allora, il Piemonte chiaramente è una regione dove mi capita spesso di lavorare. In questo momento, se ti dovessi dire matrimoni importanti o particolari che ho organizzato, me ne viene in mente uno molto bello, organizzato nel periodo di Natale, quindi subito dopo Natale, nel castello di San Sebastiano da Po, Ah, vicino a casa preceduto mia. da... Ah, ma dai! Sì, io Bellissimo sarà matrimonio, 5 fra l'altro con... chilometri da qua. Ah, ecco, molto bello. Molto particolare, fra l'altro con un clima natalizio molto particolare, proprio quell'atmosfera un po' di nebbia che la sposa desiderava per il suo matrimonio Wow. invernale, Sì, preceduto la sì, sera prima da una cena al ristorante Cambio di Torino. Quindi sì. Ah, mi vabbè, certo. ricordo, ecco, questo matrimonio molto bello. Poi io in questo momento mi trovo nella mia casa estiva sul Lago Maggiore, io sono sulla sponda lombarda, ma vedo la Sì. sponda piemontese, per cui mi è capitato di lavorare molto spesso sulla sponda piemontese, a Stresa piuttosto che a Pallanza, in location o in grandi alberghi. Infatti è una bellissima zona. Sì, so che molti matrimoni anche sul Lago Maggiore vengono fatti. Sì. Sì, abbiamo fatto un matrimonio molto bello tra Lombardia e Piemonte, nel senso che la cerimonia è stata fatta nel Ah, giardino sì. della nostra villa. E poi trasferiti in Piemonte. E poi trasferiti tutti all'Hotel Villa Minta di Stresa, perché era un periodo, era il 31 di marzo, matrimonio indiano, quindi c'era comunque necessità di una struttura alberghiera che accogliesse tutti gli ospiti, eccetera, però avevano voluto fare questa navigazione sul lago, attraversare il lago con le barche, venire dalla nostra sulla sponda lombarda, sposarsi di qua, poi ritornare dall'altra parte, quindi molto bello. È suggestivo naturalmente. Sì. Dicevamo prima, organizzare il matrimonio, in pratica possiamo dire che è come realizzare un film alla fine, anche perché ho visto che tu da buon architetto fai proprio disegni, proprio le scenografie e tutto quanto. Esatto, è importante proprio fare una sceneggiatura e poi fare una regia. E qua mi piace dire quello che io amo sempre ricordare, che il wedding planner non è mai il protagonista. Noi quando guardiamo un film non vediamo mai il regista, sappiamo che c'è ma non lo vediamo. E il wedding planner o la wedding planner devono essere la stessa cosa. Figure che stanno dietro le quinte, che studiano tutta la sceneggiatura, che partono proprio dallo studio delle atmosfere, dallo studio degli spazi, dei temi, eccetera, eccetera, e che via via poi realizzano attraverso disegni, bozzetti, mood board, quello che è lo strumento tecnico che ognuno vuole utilizzare, realizzano una serie di indicazioni, metto insieme una serie di indicazioni che serviranno poi proprio per realizzare il progetto vero e proprio. Io amo molto disegnare a mano libera, quindi insegno anche a disegnare. Io sono uscito, tra l'altro, l'anno scorso con il manuale del Wedding Planner, che è il primo e unico, direi, manuale dedicato a questa professione, nella quale una parte è dedicata proprio anche a capire come realizzare dei bozzetti a mano. Perché in fondo tutti possono in qualche modo con un po' di esercizio riuscire ad elaborare qualche disegno semplice, ma che possa servire comunque al presentare l'idea ai propri clienti. Invece adesso Angelo, parliamo del tuo esordio nel programma con Miccio su Real Time nel 2005, Sì. uno dei primi programmi dedicati ai wedding planner, più che altro anche uomini. Che ricordo hai di Ma è stato proprio il queste... primo programma, fra l'altro, in Italia che ha aperto la tematica del matrimonio, che poi è stata percorsa ampiamente. È stata una bellissima esperienza, anche quella, devo dire, nata un po' per caso. Io mi ricordo il giorno in cui abbiamo ricevuto la telefonata dalla redazione della casa di produzione che ci chiedeva se eravamo interessati a realizzare un programma. E la prima impressione è stata un po'
di incertezza, ma come mai chiedono a noi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto questo incontro con la produzione ed è partito un'avventura, una vera e propria avventura durata poi 4 anni, in cui per 3 anni abbiamo fatto produzione con 30 episodi, con grandissimo successo, e quindi abbiamo veramente dato in là tutto un mondo che si è poi sviluppato da quel momento in poi. Ecco, senti, c'è anche Miccio, una curiosità, perché ho letto che tu non sei tanto favorevole, diciamo, al tema colore del matrimonio, ad esempio Miccio, sì, come mai questo fatto? No, no, in realtà io sono proprio sostenitore del colore nel Ah, matrimonio. allora forse ho visto qualche intervista No, che no, no, non anzi, era. io sono proprio conosciuto per le palette di colori che io metto sempre nei matrimoni ogni anno. Mi piace proporre delle palette particolari. Posso dirti che il famoso, diventato ormai famoso, lilla nel matrimonio è stata proprio una mia idea iniziata nell'inizio anni 2000, in un anno in cui non volevo più continuare con il solo bianco, ma passare ai colori. Abbiamo cominciato quindi con delle gamme di colori che erano il rosa, il lilla, il fucsia, l'arancio, il fucsia, il giallo, il rosa, quello che poi è un altro colore diventato piuttosto di moda, il verde acqua definito verde Tiffany. Quindi no, negli anni mi è sempre piaciuto utilizzare molto colore, sia nei fiori che nei tessuti che negli elementi decorativi. Ma ci sono proprio degli anni in cui c'è una tendenza di un colore particolare, oppure un po' a caso ce lo scopri dagli sposi, lo scopri in qualche altro modo? Gliela propongo io, una nuova tendenza che poi diventa una moda e poi Ah, negli anni viene utilizzata. ho capito. Ecco, qui guardiamo questa immagine qua, è del tuo bellissimo podcast che Sì, esatto. è iniziato da poco. Vuoi dire due parole su Potter, come è nata Sì, questa idea? certo, questo è il nostro nuovo progetto in abbinamento con Tabata Caldironi, con cui abbiamo iniziato a lavorare da qualche mese. Tabata è un'attrice ballerina della Scala, speaker radiofonica, e con lei abbiamo una serie di progetti avviati, ma questo è il primo, e ci siamo resi conto che partendo dalla considerazione che la voce è la nuova frontiera della comunicazione, non esisteva un podcast dedicato al matrimonio. A me piace essere sempre un po' un precursore. Quindi, come dicevamo, il primo programma televisivo, il primo manuale per i wedding planner, e ora il primo podcast, che attraverso una serie di chiacchierate tra me e Tabata e con alcuni esperti del settore, raccontiamo tutti i segreti, che sono tanti, perché organizzare un matrimonio non è facile ed è frutto anche di molta esperienza. Raccontiamo tutti i segreti che sono appunto alle spalle dell'organizzazione di un matrimonio. E siamo online ormai da 2 settimane su Spotify, su Apple Podcast, su tutte le principali piattaforme. Mettiamo online 2 episodi nuovi ogni settimana, il lunedì e il giovedì. E invece adesso ti vediamo qui assieme al By Wedding in Italy che si Sì. doveva proprio tenere domani, però è stato rimandato. Sì. Quindi tu farai il tuo intervento. Vogliamo dare una piccola anticipazione di cosa dirai in questa convention annuale? Sì, allora, intanto ho una lunga collaborazione con By Wedding, direi che sono con loro come relatore da quando sono nati. In questa occasione in particolare il tema che tratterò sarà il come relazionarsi con la coppia di sposi, con la coppia di sposi stranieri, che in realtà è un percorso non tanto dissimile da quello che noi facciamo con la coppia di sposi italiani. Ci sono alcune cose da tenere presente, però di base c'è una scaletta, una tempistica che va rispettata, così come lo facciamo con i nostri sposi in Italia. Quindi questo è un po' il tema, il raccontare come durante i mesi, possono essere anche un anno di lavoro che si condivide con la coppia di stranieri, dobbiamo essere sempre presenti per affiancarli nel migliore dei modi. Invece qua parliamo, abbiamo già accennato un po' prima del tuo Sì. manuale, che chi appunto desidera un po' intraprendere questa attività qui potrà iniziare a dare un'occhiata per Sì, capire un attimo cosa vuol esatto. dire. Diciamo che
in questo manuale. A me piace, io parlo sempre di segreti della professione, ma mi piace svelarli questi segreti. Io credo che sia giusto condividere. Tutti i grandi artisti storicamente avevano le loro botteghe d'arte dove insegnavano. Leonardo è nato alla Bottega del Verrocchio e a sua volta poi aveva i suoi artisti che lo seguivano. Quindi anche a me piace condividere. Quindi nel libro c'è veramente tutto quello che serve sapere per realizzare un matrimonio nel miglior modo e comportandosi, cioè agendo come wedding planner, quindi svolgendo la funzione del wedding planner, attraverso tutta una serie di punti che sono temporalmente quelli che seguono l'organizzazione del matrimonio e anche attraverso una serie di racconti divertenti in cui ho inventato due wedding planner, un uomo e una donna, che sono alle prese in ogni occasione con delle avventure e quindi magari commettono degli errori e devono cercare poi di risolverli in extremis. Carina la cosa, veramente. Allora, parliamo allora a questo punto di chi vuole intraprendere un'attività come wedding planner, i corsi, ma soprattutto la formazione, perché molto spesso e volentieri, ne ho già parlato in altre occasioni. Questi futuri wedding planner fanno il corso e poi pensano che siano già formati, e invece no, bisognerebbe fare una formazione adeguata, appunto. Come Assolutamente sì. Allora, guarda, intanto ti dico che io lavoro da 20 anni e oggi mi trovo ad affrontare questo mondo in maniera diversa da come facevo 20 anni fa, il che vuol dire che c'è una continua evoluzione del mercato, del matrimonio nel quale lavoriamo e di conseguenza noi operatori dobbiamo adeguarci, continuando ad aggiornarci su quello che è il modo di lavorare più corretto. Quindi questo vale veramente per tutti. Poi sì, come giustamente dici tu, spesso ci sono persone che pensano di fare un corso semplificato e partire poi con quel bagaglio di informazioni per poter affrontare il mercato. In realtà non è così, c'è bisogno di un percorso piuttosto serio, per cui ci sono la proposta non è abbastanza varia, diciamo, l'offerta è abbastanza varia, ci sono molti corsi, io stesso ne tengo, come ti dicevo prima, faccio questi corsi in formula one-to-one online, ma adesso sto già programmando una serie di corsi e di interventi a corsi organizzati da altri dove sarà possibile trovarmi. È importante fare un investimento, perché ovviamente la formazione ha un costo, ma fare un investimento che ti dia più punti di vista. Quindi anche chi dovesse fare un corso con me può poi proseguire con corsi di approfondimento o con corsi di approfondimento presso altri professionisti, in modo tale da avere docenze diverse, differenti punti di vista, come ti dicevo, e comp acquisire competenze sempre più complete. diciamo anche parliamo dei social, nel senso che molto spesso e volentieri questi wedding planner che fanno soltanto il corso poi già si propongono già sui social facendo vedere che sono già delle professioniste. Proprio questo social che in pratica da una parte sentivo anche te un discorso che facevi tempo fa, che da una parte uno condivide il tutto, ma dall'altra parte a volte trova delle informazioni che non sono veritiere, quindi devi cercare un po' di capire quello che è vero e quello che è falso. Ad esempio, anche abbiamo fatto un'intervista a un'amministratrice di un gruppo Spose Guerriere, anche loro si trovano in difficoltà ogni volta nei post mettere le cose che in effetti sono vere e invece quelle che sono false. Sì, purtroppo diciamo che se tu guardi solamente il mondo dei social, basta diventare wedding planner dandosi un titolo e immediatamente partono tutti a lavorare, a fare matrimoni meravigliosi ovunque. In realtà spesso, anzi più che spesso, direi quasi, chi si improvvisa wedding planner poi parte con tutta una serie di immagini che prendono dal mondo del web e quindi si presentano, queste persone si presentano per quello che non sono. E quello già è un problema. Il mondo dei social ha pregi e difetti: da un lato ci dà la possibilità di essere tutti visibili, ma dall'altro ci dà la possibilità di inventarci quello che vogliamo, quindi non c'è un sistema di controllo. E questo è un vero e proprio problema. Ritorno al fatto che nella formazione seria, che una persona fa, c'è anche una formazione mentale che ti fa capire che non è quella la strada giusta da seguire.
per cui l'inizio non è facile, ma può regalare grandi soddisfazioni se fatto in maniera corretta, magari lavorando con dei propri shooting fotografici, in modo tale da acquisire del materiale facendo quello che abbiamo fatto un po' tutti noi. Anch'io all'inizio, come ti ho raccontato, ho iniziato per caso, ma poi non è che mi si sia aperta la strada immediatamente, perché fatto il primo matrimonio. Da lì l'idea di dire lo facciamo diventare un lavoro, come facciamo, cosa facciamo, e quindi shooting fotografici, esperienza, conoscenze e via dicendo. Volevo chiedere, c'è un matrimonio che ricordo più originale o particolare che hai organizzato? Ma allora, ne ricordo due, posso dirtene, ne sono tanti, ma ne ricordo due, legati soprattutto alla situazione. Da una parte logistica, nel senso che uno era a Venezia e uno era a Capri, e dall'altra dalla possibilità in quei matrimoni di lavorare con molta libertà, per cui la grande libertà ti dà la possibilità in un confronto molto approfondito con il cliente, perché libertà non vuol dire faccio quello che voglio e poi ti trovi il lavoro fatto, anzi, libertà vuol dire avere un cliente che capisce, che apprezza, che ti permette di fare delle cose di un certo tipo, anche ovviamente avendo dei budget più importanti che ti possono permettere di spaziare. Quindi ricordo questo matrimonio a Venezia, durato 5 giorni, 5 giorni di festeggiamenti, ogni volta con Cinque temi giorni. diversi, colori diversi. Davvero bello, e un altro matrimonio invece a Capri, dove abbiamo lavorato su diverse location, per cui anche il matrimonio stesso aveva momenti diversi in location diverse, quindi molto particolare. Location magnifiche, naturalmente, nella nostra bella, bellissima Assolutamente sì. Italia. Sì. Ecco, invece una curiosità che a volte vedo delle pubblicazioni in giro, quando tu organizzi un matrimonio, in pratica ti viene richiesto anche di intrattenere i bambini a un matrimonio, perché non c'è tanti consigli in rete su queste cose. Tu cosa suggerisci? Guarda, in realtà ti posso dire che mia figlia, che mi segue un po' nel mio lavoro, si occupa proprio di organizzare eventi per bambini insieme a Diana D'Aros, che è un'altra Wow. wedding planner nota, che ha però anche questa specializzazione dei bambini, quindi sono molto contento di questa loro collaborazione. E loro si occupano proprio sia di organizzare feste dedicate proprio ai bambini, che magari invece di occuparsi dell'intrattenimento per i bambini all'interno di un matrimonio, che è una cosa assolutamente importante. Eh beh, allora hai già chi ti aiuta in casa. Sì, devo dire di sì, perché poi i bambini sono una presenza importante nei matrimoni, Sì, ma darà molta devono stare bene allegria. loro, Infatti. devono, esatto, non devono stare bene loro, devono stare bene i genitori, per cui c'è bisogno proprio di qualcuno che sappia come fare per organizzare degli spazi dedicati. Ecco, dai aneddoti divertenti o imprevisti o cose che sono successe in un matrimonio che hai organizzato. Anche lì, guarda, te ne potrei raccontare tanti. Ti posso raccontare una torta arrivata da New York, ti potrei dire di cose magari che sono rimaste, Wow. cose che magari abbiamo dimenticato. Sai, quando tu fai il carico, soprattutto lavorando, io ho sempre lavorato in tutta l'Italia, per cui partono camion, partono materiali, eccetera, eccetera, arrivi a destinazione, scarichi tutto e vedi che manca quel pezzo, quel dettaglio, eccetera. E quindi Piano devi trovare le B. soluzioni più strane per far sì che anche quel pezzo arrivi, magari con persone che, o collaboratori che partivano in un secondo momento, che potevano essere di aiuto. Sì, quindi devo dirti, situazioni di emergenza in backstage ce ne sono state tante. E fra l'altro io quando racconto i miei matrimoni ai miei corsi parlo soprattutto di questo, perché non credo che la gente che sceglie un mio corso mi conosce già e le cose belle le ha già viste. È importante invece raccontargli proprio i problemi e come i problemi sono stati risolti, Sì, perché quello è quello che ma interessa. è quella l'abilità, penso, poi dopo, ma di qualsiasi professione, secondo me, perché quando le cose vanno Sì, bene, va bene per tutti, è l'imprevisto che fa esatto. capire la professionalità della persona, come riesce ad affrontarla e Esattamente. risolverla, perché di là si vede in effetti questo. Esatto, sì. Angelo, veramente, mi ha fatto un grande piacere. Vuoi dire qualcosa che ci sta ascoltando per...
chiusura. Ma allora, guarda, posso dire, per riassumere un po' quello che ci siamo detti, che credo che questo sia un lavoro veramente molto bello, che ci dà un grande privilegio, che è quello di lavorare in posti belli, con persone felici, ma va affrontato con molta serietà. Quindi da una parte io, se mi devo rivolgere ai wedding planner, aspiranti wedding planner o praticanti, dico mi raccomando, fate questo lavoro con grande serietà, con grande impegno e con riconoscenza per la possibilità che avete di fare una cosa bella. E dall'altra parte mi rivolgo agli sposi e dico affidatevi, abbiate fiducia di un professionista che scegliete, fate la vostra scelta in maniera attenta, verificate che la persona con cui dovrete percorrere un pezzo di strada importante sia la persona giusta per voi, ma poi affidatevi e fidatevi perché se l'avete scelta sicuramente sarà un professionista o una professionista seria. Guarda, concordo con quello che hai detto perché tu probabilmente non sai, ma io facevo l'operatore video anni fa e poi ho unito questa passione conoscendo tanti operatori del settore e poi essendo anche informatico, naturalmente, ho unito le due cose. Però il bello, secondo me, come dici tu, è lavorare in un ambiente allegro, veramente, una cosa che ti dà una grande soddisfazione, ti dà gioia, perché è una giornata faticosa, naturalmente. Però una giornata in un ambiente allegro e quello veramente fa tanto, secondo me. Esatto, sono Va assolutamente bene. d'accordo. Va bene, Angelo, io ti saluto, ti ringrazio di aver partecipato al nostro canale, speriamo di sentirci un'altra volta. Quindi ciao e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Grazie mille, è stato un piacere per me, grazie per questo invito e per questa opportunità. A presto. A presto, grazie Angelo, ciao. Ciao.